fallimenti, come abbiamo detto l'altra volta, dei sommovimenti, dei tentativi di golpe, dei carbonari degli anni 20 e 21, lasciano in alcune persone un senso di ripensamento su che cosa non va in quello che veniva chiamato il movimento nazionale, che, come abbiamo discusso l'altra volta, era estremamente circoscritto e minoritario, ma comunque c'era e aveva provocato queste cose. La persona che maggiormente analizza questa situazione e di perché le cose non abbiano funzionato per i carbonari e decide di porvi il rimedio ristrutturando tutta la situazione è Giuseppe Mazzini, di cui vi risparmio la biografia, soprattutto quella lacrimosa di stampo risorgimentale, che a 10 anni, vedendovi esuli piangenti che partono per l'esilio, si commuove, da quel momento comincia a pensare, ma sono le cose che dicono per tutti i personaggi storici quando bisogna fare della agiografia. La realtà è che il personaggio era figlio di un giacobino ligure, quindi veniva da una famiglia già impostata in un certo modo, non cattolica, ed è il classico rivoluzionario di professione, come ce ne sono stati tanti negli ultimi 2 secoli, personaggi che non lavorano, non vivono la rivoluzione come professione, poi qualcuno gli dà da mangiare e qualche volta anche stentano, una vita in esilio, un mondo guardato e giudicato dal microcosmo della propria piccola setta, che qualche volta rimane per tutta la vita una piccola setta e qualche volta invece la storia gli propone delle svolte che poi li portano a vincere. Il personaggio che da un certo punto di vista assomiglia come un rivoluzionario di professione a quello che sarà Lenin alcuni decenni dopo, isolato nella sua intransigenza, misconoscendo qualunque realtà che non si pieghi alla sua ideologia, sulla base se la realtà non corrisponde all'ideologia, peggio per la realtà, quindi è lei che si deve piegare, e quindi in questo modo sbagliando tante prospettive, perché c'è uno scollegamento dal mondo, però l'intransigenza dei principi ed anche su altre cose ne fanno un capo carismatico per una certa aliquota di persone. Giuseppe Mazzini reimposta il movimento rivoluzionario. Non sto parlando di movimento di patriottismo nazionale teso alla liberazione dell'Italia dallo straniero, ma che investe tante altre persone, come vedremo, ma il movimento rivoluzionario radicale, e lo imposta dandogli quella ideologia di carattere nazionale, unitario e preciso che prima mancava della carboneria. E facendolo prospetta anche una, tra virgolette, ideologia, ma anche senza tra virgolette, del tutto nuova e per una certa frangia di italiani quindi anche affascinante. Di Mazzini ne sentite parlare tante volte, tutti hanno in bocca Mazzini, vi posso assicurare che nessuno l'ha letto. Sono sicuro
sono sicuro che lo stesso Mazzini non ha riletto quello che lui tanto è peso, volso, involuto, e ecco, però il suo messaggio a qualcuno è comunque arrivato. Poi, come tutte le persone che non vengono lette, vengono interpretate ognuno alla sua maniera, tanto ognuno può dire quello che vuole. Oggi in una rubrica televisiva ho sentito una persona, tra l'altro, data la professione che fa, era un giornalista, dovrebbe essere mediamente alfabetizzato, che ci raccontava che viviamo quest'anno il 150° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, che ha avuto soltanto una piccola parentesi durante il fascismo, dove ovviamente con la dittatura è stato sospeso tutto, e poi con la liberazione della resistenza è stata ripristinata la Repubblica Italiana. Passi il fatto che pensi che la Repubblica Italiana sia nata 150 anni fa, cioè le storie vecchie non me le ricordo più, ma come giornalista dovrebbe sapere che comunque la Repubblica non è stata fatta nel 45 con la liberazione, c'era ancora la monarchia, e avvenne un anno dopo. Comunque vabbè, insomma, è una battuta, però nei mass media arrivano questi personaggi qua e vorrei essere pagato la metà di loro soltanto per raccontare qualche volta un pochettino di verità, insomma. Però Mazzini è un personaggio di una durezza e di una intransigenza notevole, in campo laico, meglio leghista, si usa l'espressione sobrietà morale, intransigenza morale, che è un termine sbagliato perché non fa riferimento poi a nessuna morale, cioè non è intransigente nella moralità, quale moralità? Perché se si parla del fatto che non ha rubato, non ha ucciso, questo non è vero perché l'ha fatto, non ha rubato, non ha, vabbè, quello è una cosa che si richiede a tutti gli uomini, però insomma comunque il personaggio non è di scarso rilievo ed è di notevole rilievo. Quello che è completamente sbagliato è veicolare l'opinione che sia stato un padre della patria e una persona importantissima e determinante nella storia del Risorgimento italiano, cosa che non è assolutamente vero. È stato un uomo completamente emarginato, seguito da poche, da un seguito molto scarso e per quanto un seguito scarso, però aggressivo come tutte le avanguardie e le minoranze rivoluzionarie, e la sua incidenza su quello che è successo nel Risorgimento, nel processo dell'Unità d'Italia, è pressoché nulla, mentre è notevole la sua parte nel tentativo di impedire che le cose avvenissero come poi sono avvenute. Mazzini, la sua ideologia è diventata molto più importante dopo l'Unità d'Italia, diventando l'elemento ideologico catalizzatore nel suo pensiero delle minoranze repubblicane e anche socialiste, e poi addirittura anche fasciste in seguito, nelle generazioni seguenti, che non prima dell'Unità d'Italia. La fondazione della Giovane Italia da parte di Giuseppe Mazzini, che precedentemente aveva poi avuto una affiliazione di carattere massonico all'estero, la fondazione della Giovane Italia che cosa ha di nuovo? Ha di nuovo che per la prima volta non si propone così velleitariamente una cacciata dallo straniero e libertà costituzionali non ben definite qua o là in Italia, ma propone fa una proposta precisa e unitaria.
tutta l'Italia deve diventare libera dalla presenza straniera. Intendendosi per presenza straniera e tirannica non soltanto la presenza dell'Austria, ma anche la presenza di tutti i principi legittimi, Papa compreso. E in seguito alla sua cacciata, la proclamazione di una repubblica democratica, popolare e accentratrice, che avrebbe livellato e ugualizzato tutta l'Italia e sulla base di una continua vocazione manifestatrice e assembleare di una nazione in armi, che sarebbe stata unita intorno alla nuova religione, non più cattolica, ma la religione divina, religione civile della divinità dello Stato, in pratica del patriottismo nazionale. Nasce lì il primo concetto della terza Roma, che sarà sviluppato dai Massiniani, poi anche quelli che sono andati, che hanno accettato il regime monarchico, tipo Crispi ed altri ancora più tardi. Quella concezione della nazione armata, della nazione in armi, non provvisoriamente in caso di guerra, ma sempre sarà poi una delle costanti del pensiero massiniano a cui si ispirerà quello che viene chiamato molto opportunamente da vari scrittori, da vari storici, sia di parte liberale sia di parte di sinistra, perché gli storici fascisti non usano, o neofascisti non usano questa articolazione, quello che viene chiamato fascismo di sinistra, che è esistito e non ha avuto una parte piccola, anche se era minoritario. Sarà ispiratrice di questo fascismo di sinistra, che parte dall'interventismo del 1915, passa attraverso l'avventura fiumana e una parte dell'arditismo, si innesta nella una parte della marcia su Roma, perché fino ad allora il fascismo aveva un'impostazione rivoluzionaria. Poi, come dice De Felice, comincia lentamente il fascismo regime, dove il fascismo di sinistra viene accantonato per fortuna e poi riemerge come un fiume carsico nella Repubblica Sociale e sarà presente in tutta la storia del movimento sociale in modo maggioritario nella sua classe dirigente. Per fortuna il regime, apro questa piccola parentesi, lo emargina, perché è nel fascismo di sinistra che Massiniano che cova l'intenzione ideologica della concezione totalitaria dello Stato, di tipo nazista, mentre nel fascismo regime, diciamo così, conservatore o di un'altra, è maggioritaria l'impostazione dittatoriale dello Stato, una dittatura conservatrice, anche se innovatrice di molte cose, antiliberale ma non seriamente anche qualche altra cosa. Nel fascismo di sinistra è presente l'impostazione ideologica, che in Italia per fortuna non ha potuto prendere piede in nessun modo, o in pochissimo modo, come per esempio è successo in Germania, perché la Germania mancava di due autoritas che in Italia erano ben presenti, che impedirono una deriva terrificante e totalitaria del fascismo, e cioè la presenza in Italia del Papa e della monarchia, che viene molto sottovalutata, ma che furono gli elementi indispensabili che impedirono che il fascismo
diventasse quello che è diventato in altre parti d'Europa, dove questi ammortizzatori storici culturali erano ben presenti. Mazzini ha questa caratteristica, fonda un nazionalismo ideologicamente organizzato che sarà la matrice del nazionalismo di tutta la fine dell'Ottocento e del Novecento, in questo quadro propone la liberazione dell'Italia. Come la propone? La propone in quella che viene chiamata, che lui chiama, l'insurrezione del popolo in armi. E ci dice che la cosa è possibile, lì c'è proprio questo adattamento della realtà storica all'ideologia, e Gramsci in qualche modo lo sottolinea questo, quando dice la cosa è possibile, perché guardate che soltanto nella generazione precedente gli italiani, il popolo italiano, le masse popolari hanno preso le armi e si sono rivoltate contro lo straniero. Quindi quello che è stato possibile 15-20 anni fa è possibile anche oggi. Peccato che quello che era successo erano le insorgenze cattoliche anti-giacobine e anti-napoleoniche, cioè il popolo si era sì ribellato ed era insorto con le armi, ma in nome di bandiere, di valori e di principi esattamente contrari ed antitetici a quelli che proponeva Mazzini. Ma questo lui era convinto di farlo, e è alla base di questa convinzione che vanno letti, se no non si capisce il perché, tutti i tentativi insurrezionali che fecero ai fratelli Bandiera, a Carlo Pizzacane, alla spedizione in Savoia ed altre situazioni di questo genere, tutte stroncate sul nascere dalla stessa reazione popolare molto spesso che lui si era augurato che fosse la base della rivoluzione. Mazzini in Italia visse pochissimo, perché fu perennemente in esilio, perché ci andò dopo gli esiti del 21, gli esiti del 31, poi dopo il 48 la Repubblica Romana, poi anche la stessa Italia Unita che non lo gradiva particolarmente. E quindi quello che oggi viene passato per... movimenti, tentativi, moti mazziniani e gesta patriottiche, in realtà erano quelle che aveva programmato Mazzini, che fallirono tutti quanti, compresi i moti della Romagna del 1831, che durarono anche lì poche settimane, furono portate avanti sulla base di pretese in insurrezioni popolari che non ci furono, ma non ci furono perché non potevano esserci. C'era al motto mazziniano, al partito mazziniano, che più tardi si chiamerà Partito d'Azione alla fine dell'Ottocento, eccetera. Il partito mazziniano aderiva alla grande maggioranza, cioè basta vedere le biografie, se qualcuno ha voglia di... le biografie dei capi mazziniani e degli aderenti mazziniani, tutti grandi borghesi, quindi non il macellaio ma il notaio, grandi borghesi e piccola e media e qualche volta anche grande nobiltà. Praticamente tutti, anche se ci vengono fatti passare per dei popolani, l'insurrezione mazziniana in Sicilia capeggiata da Rosolino Pilo, poi vai a vedere magari su internet digita Rosolino Pilo, allora vedete Rosolino Pilo dei baroni di eccetera eccetera, Carlo Pizzacane barone di Conte di, cioè,
personaggi come Crispi che era che non lo era, però borghesi e nobili che non avevano nessuna capacità di penetrare nella popolazione italiana contadina e artigiana al 90% profondamente cattolica, che era discosta proprio le mille miglia da questo suo movimento. E l'altra strada è quella dell'attentato terroristico. Attentato terroristico che viene reiterato in continuazione nei confronti di Re, cioè il Duca di Parma viene accoltellato per strada, il Re di Napoli probabilmente Ferdinando II morirà di setticemia in seguito alla baionettata che gli infligge Agesilao Milano, Mazziniani che vengono in qualche modo arrestati, sono tutti personaggi che stanno preparando degli attentati terroristici. Perché l'attentato terroristico è attentato terroristico sempre, non è terroristico soltanto se è un fondamentalista islamico che lo fa contro di noi, dice quello è un terrorista. L'attentato terroristico è a monte, esiste a monte dell'ideologia. È una metodologia di guerra, di combattimento politico che dal punto di vista della morale cristiana è inaccettabile. Anche qualora l'avessero qualche volta usato dei cristiani che da qualche parte pensavano di avere ragione. L'hanno fatto, l'ha deciso loro, ma non c'è nessuna motivazione canonica o morale della Chiesa che giustifichi una cosa di questo genere. E invece questo è avvenuto in continuazione. Ma non ha avuto nessun seguito popolare, esattamente come i Carbonari, anche se la proposizione di questa ideologia unitaria, repubblicana e anticattolica è la prima volta che viene diffusa in modo esplicito e in modo coerente. Già i Carbonari, che erano in grandissima parte massoni e anticlericali, non usavano una terminologia di carattere anticattolico perché temevano la reazione popolare. E anche tutte le loro riunioni, delle sette carbonare, degli Adelfi, dei Filadelfi, eccetera, erano intrise di una simbologia anche cristiana, ma è tipico di chi poi vuole accattivarsi, miscono superstizioni, una certa, diciamo così, terminologia o anche simbologia non di carattere cristiano, ma che ricava da questo mondo culturale, lo troviamo anche nella mafia, nella camorra, cioè non, quindi è la Chiesa implicata, no, la Chiesa non è implicata neanche quando si arresta il boss e si scopre che sul tavolino, sul comodino c'è Padre Pio non c'entra niente, poveretto, però c'è tutta questa, ecco, Mazzini rompe questo schema, ha il coraggio di rompere questo schema, lo fa con molta coerenza. Guardate che Mazzini dal punto di vista ideologico è un farabutto, però è sempre stato di una coerenza incredibile, anche davanti all'esilio, anche davanti alle persecuzioni, anche davanti alla, quando non poteva vivere in Italia, alla povertà, eccetera, è sempre stato di una coerenza. Quello che gli è mancato, è stato molto accusato anche del movimento rivoluzionario, e quello che gli è mancato è stato il coraggio fisico da un certo punto di vista, nel senso che è stato un pochettino un assertore dell'armiamoci partite, cioè centinaia di persone sono morte, mandate da lui che non c'era,
che non c'era. Però per me questa è una accusa ingiusta, perché dove sta scritto che il rivoluzionario ideologo e organizzatore debba rischiare il proprio? Cioè, non è una tesi che personalmente, cioè, è una cosa diversa dire il generale guida l'esercito in battaglia e si nasconde nelle retrovie. Quello è il suo mestiere, ma la logica della rivoluzione è diversa. La logica della rivoluzione è diversa. La logica della rivoluzione ha altre strade che non sono quelle classiche, e quindi ci sta anche questo, perché in questi termini può essere accusato di viltà anche Lenin e in qualche occasione anche Stalin, ma a mio parere sono accuse, cioè, ben altre accuse devono essere fatte a questi personaggi che non del fatto mandi i fratelli Bandiera in Calabria al massacro, però tu non ci sei. Ecco, io personalmente sono convinto che i fratelli Bandiera non la pensavano così, però questa è la mia considerazione personale. La sua responsabilità invece sono decisamente altre, e le vedremo poi nel 48, nel 49. Ma se il 1848 è stato un momento chiave del risorgimento italiano, e se sia i tentativi di golpe militare degli ufficiali carbonari nel 2021, sia i tentativi falliti di insurrezione nelle Romagne e nel Ducato di Modena, Mazziniani del 30-31, sia le spedizioni fallite di Pisacane in Campania e dei fratelli Bandiera in Calabria, o dello stesso Mazzini e di Ramurino in Savoia, non hanno avuto esito proprio senza seguito popolare. E a proposito, non so se non ti ha ricordato, della spedizione in Savoia c'è questa schizofrenia della storiografia risorgimentale che ritroveremo anche più avanti, per cui c'è un capitolo in cui ti descrivo, seppur in tre righe senza entrare nel dettaglio, che Mazzini nel 1834 cercò di invadere la Savoia, ma ne fu respinto, non ebbe successo, e fu una delle prime tentativi di liberare l'Italia dal tiranno, che era poi Carlo Alberto il tiranno, però comunque non si lascia lì. Uno trova anche le pagine militari di questa del Risorgimento, una storia dei carabinieri, e scopre che chi è? Quante medaglie d'oro hanno avuto i carabinieri nella loro storia? Puff, un'esagerazione, sia in pace che in guerra. E chi è stato il primo carabiniere insignito di medaglia d'oro? Il carabiniere Scapaccino. E chi era il carabiniere Scapaccino? Il carabiniere Scapaccino era un povero carabiniere a cavallo che, quando era di ronda lungo la frontiera in quell'inverno del 1834, per i fatti suoi, in un paesino di tre case, che passava di lì, si imbatte in una banda. Nella storia dei carabinieri c'è scritto di briganti o masnadieri, nella storia dei cose c'è scritto di mazziniani e di patrioti, i quali, vedendolo, gli intimano di gridare viva la Repubblica. Lui, da bravo carabiniere, grida viva, risponde viva il re, e quelli gli danno un arco. Qualcuno dice forse Mastini, ma non ci sono prove. Gli danno una archibugiata in faccia e lui muore. Poi, quando arrivano i suoi, i personaggi scappano. Comunque, vedete la schizofrenia con cui vengono raccontati chi era il buono e chi era il cattivo. Chi era il buono e chi era il cattivo. Però, nell'ottica rivoluzionaria, Carlo Alberto era cattivo finché non ha dato lo statuto e la Costituzione del 48. Era bieco, reazionario, cattolico. Dopo 1948 invece era, quando scoprono che però ha avuto dei problemi, non è vinto, allora il retentenne, cioè, comunque questa data è
la storia che vedremo quella dopo. Allora, se questi personaggi non sfondono, muovono le acque della tranquillità dell'ordine italiano, ma non smuovono nell'ordine sociale, nell'ordine legittimo, non convincono nessuno se poche frange dell'elite italiana, che cosa è che smuove? Ecco, negli stessi anni in cui c'è questo ripensamento dell'analisi rivoluzionaria da parte di Mazzini, c'è nel mondo cattolico un altro tipo di analisi. Ed è un'analisi che viene da lontano, perché c'è stato già da parte di un conte piemontese, Napoleone, si chiamava Napoleone ma non aveva nessun tipo di parentela col personaggio più noto, già alla fine del Settecento aveva proposto per ordine del re Vittorio Amedeo di Sardegna una proposta di confederazione per preservare l'Italia da invasioni nemiche, straniere, eccetera, e hanno cominciato a discuterne, poi è successa la rivoluzione francese, no? Ferdinando II di Napoli per ben due volte nel 1832 propose un programma di confederazione degli stati italiani, Ferdinando di Borbone, una indirizzata al re di Sardegna, Carlo Alberto, che era appena salito sul trono e che diede una risposta un pochettino vaga e interlocutoria, e l'altra al Papa, Gregorio XVI, il quale fece rispondere dalla segreteria di Stato che la cosa è anche interessante, ma dati i tempi è assolutamente, assolutamente prematuro e fuori luogo, l'hanno lasciata cadere. Però Ferdinando II nel 1832. Nel 1843 uno strano prete, perché Vincenzo Gioberti, l'abate, come si diceva allora, Vincenzo, beh, uno strano prete, perché oggi c'è, domani non c'è, oggi in un periodo della sua vita esalta la Chiesa, in quell'altra se la prende con i gesuiti, in un'altra ancora, insomma, era un personaggio un po' strano, con un passato giacobino, poi diventa conservatore, poi ritorna radicale, però indipendentemente dalla vita del personaggio, Vincenzo Gioberti nel 1843 dà alle stampe un libro che si chiama Del primato civile e morale degli italiani, cui vengono vendute parecchie migliaia di copie, che può essere una cifra risibile ai nostri giorni, ma parecchie migliaia di copie nel 1843 nella realtà italiana, dove i lettori erano una fascia abbastanza ridotta, e significa diventare un successo editoriale, un caso editoriale di notevole importanza. Cosa dice Gioberti nel primato? Comincia appunto col fatto del primato, cioè parte dalla realtà. Lui dice: allora, il problema c'è, l'Italia non può essere soggetta allo straniero. Esiste un problema di concorrenza e di vita internazionale, per cui non sono più tempi in cui 7 piccoli stati italiani possono vivere e sopravvivere serenamente, perché il processo, il quadro internazionale è talmente cambiato che non lo tollera più. L'Italia deve darsi una struttura organizzativa di carattere unitario per accedere anche lei. Quindi partiamo dalla realtà. Chi sono gli italiani? Che cos'è? Ecco, lui non parte come i liberali piemontesi e adesso facciamo gli italiani che non ci sono. No, lui dice gli italiani ci sono, quantomeno dall'anno 1000. Poi possiamo anche risalire prima, ma diciamo così che
il termine italiano moderno, moderno possiamo collocarlo dall'anno 1000, dall'anno 1000, dalla nascita dei comuni, del regno d'Italia, dall'anno 1000 in poi. Gli italiani ci sono. Che cosa hanno in comune? Allora, per il momento hanno poco della lingua, hanno poco della lingua, perché esiste sì una lingua nazionale, che non era ancora considerata lingua nazionale. Nessuno aveva detto il toscano è la lingua nazionale, l'aveva deciso Manzoni per conto suo, per il suo libro, ma soltanto perché lo voleva purgare i dialettismi lombardi e quindi per equilibrare la cosa, ma nessuno aveva detto questo, sarà deciso dopo. Però la gente parlava la lingua della propria regione, per cui l'incontro tra un veneto e un siciliano, se non parlavano il latino o il francese, era problematico anche ad alto livello. Il marchese di Rudinì, che sarà sindaco di Barone di Rudinì, che sarà sindaco di Palermo e poi presidente del Consiglio dei Ministri, sarà un grande ministro dell'Italia liberale all'inizio dell'Unità d'Italia, e per scrivere che, insomma, il suo incontro con i deputati lombardi e soprattutto piemontesi aveva bisogno, insomma, di devono mettersi lì con calma a parlare, ma questo è normale perché noi poi ci tiriamo addosso la zappa proprio per il piacere di poterlo fare, ma ricordatevi che fino alla prima guerra mondiale in pratica in Galles non si parlava inglese, nei paesi baschi francesi, in zone della Provenza e dei Pirenei, hanno imposto il francese obbligatorio dopo la prima guerra mondiale, perché prima non se ne parlava neanche. Abbiamo anche dei documenti storici dove, quando la Madonna è apparsa a Bernadetta a Lourdes, si è espressa in un dialetto oggi incomprensibile, praticamente incomprensibile, ed è un misto di francese e di spagnolo, ma non sapevano altra lingua. Quindi non esageriamo col fatto che gli italiani non parlavano, la loro lingua, ecco. Però se non era la lingua, se non era un'istituzione unica, se non era una storia comune, che era comune ma nell'universalità della Chiesa e non della singola nazione, Gioberti ricorda che l'Italia è una per storia e per cultura nella religione cattolica. E la storia che l'Italia ha avuto come faro della religione cattolica nei 1000 anni precedenti fanno il monumento a quel primato di cui parla il titolo. Il primato degli italiani è quello di essere i primi cattolici, da un certo punto di vista, il faro della civiltà per secoli, i difensori del papato. E intorno a questa storia e da questa cultura c'è e va riconosciuta, deve cominciare l'Unità d'Italia, che deve essere fatta su questa base del cattolicesimo e della morale cattolica e sulla base di una confederazione dei principi. Cioè non c'è, deve essere cacciato nessuno perché sono tutti legittimi, ma devono riunirsi in confederazione e fare un'Italia unita in questi termini. Il problema, semmai, è come mandare via gli austriaci dalla Veneto e dalla Lombardia, ma questo entriamo in un altro programma. L'idea, comunque il proposito, ha talmente successo che tutto il mondo cattolico, in pratica una buona parte del mondo cattolico, lo abbraccia, clero compreso, Pio IX compreso. Qui entriamo in una di quelle trappole ideologiche della storia, e cioè il cattolico che era favorevole all'unificazione italiana viene presentato ancora oggi
come un cattolico liberale. Il che non è. Non c'erano i cattolici liberali, c'erano i cattolici liberali, certo, Manzoni era un cattolico liberale, per esempio, il Ricasoli era un cattolico liberale, un giansenista liberale, chiamiamolo così, comunque era ufficialmente un cattolico liberale, così come altri, Tommaseo, molto di meno, però insomma lo era, Cesare Cantullo, c'erano questi personaggi. Ma presentare quasi a scusante ideologica ogni cattolico favorevole all'unità d'Italia come un cattolico liberale ce ne passa ed è molto scorretto. Anche perché, come sempre, la domanda da fare è questa. Va bene, cattolico liberale, che cosa intendiamo per liberale? Cosa intendiamo per liberale? Cioè, stiamo parlando di Barack Obama o stiamo parlando di Montesquieu? Tanto per usare termini americani, perché ce ne passa, sono due concezioni diverse. Stiamo parlando di Edmund Burke, stiamo parlando di Tocqueville o stiamo parlando, per chi se lo ricorda, di Giovanni Malagoli, il capo del Partito Liberale degli anni 60 e 70. Stiamo parlando di un liblab o di un conservaturismo? Allora bisogna intendersi sulle parole. L'adesione del mondo cattolico è quello che fa preoccupare l'Austria, perché ne intuisce il pericolo. L'Austria non dimentica una cosa che molti hanno dimenticato, Mazzini compreso, che nella generazione precedente, generazione mezza precedente, i contadini italiani cattolici si sono ribellati con le armi a masse contro i giacobini e contro i francesi. Perché? Perché gli era stato detto, c'era stata questa aggressione al cattolicesimo, eccetera, ma c'era anche un aspetto importante. I preti, i parroci e i vescovi, che praticamente da nessuna parte parteciparono alle rivolte, sono abbastanza rari i casi, non ci sono sempre, ma non le condannarono. Non parteciparono, ma non le condannarono. E in alcuni casi le ritennero anche legittime, non tanto nel fertizio della guerriglia quanto nella difesa delle cose della Chiesa, e l'Austria questo lo temeva. Lo temeva perché sapeva di avere in casa un clero italiano ostile. Perché il clero italiano era ostile, in particolar modo quello lombardo? Perché lì bisogna entrare nelle pieghe delle storie, perché se no non si riesce a capire. L'Italia era figlia culturale della Controriforma cattolica del Concilio di Trento. Milano era l'organizzazione diocesana di San Carlo Borromeo, con tutto quello che questo ha contribuito. L'arrivo dell'Austria ha portato in Lombardo-Veneto la legislazione ecclesiastica austriaca, che era basata sul giuseppinismo, cioè l'illuminismo giusnaturalistico austriaco, che non aveva riconosciuto ancora il Concilio di Trento. Il Concilio di Trento fu introdotto ufficialmente nell'impero austriaco di Francesco Giuseppe nel 1856 in seguito al concordato. E queste cose bisogna saperle perché il prete era contro gli austriaci? Il prete era contro gli austriaci perché erano dei porci reazionari monarchici. No! Il prete era contro gli austriaci perché gli austriaci applicavano la legislazione regalistica e illuministica ancora di Maria Teresa e di Giuseppe II, quando loro erano abituati a San Carlo Borromeo e alla Controriforma cattolica.
e quindi sentirsi dire da un caporale croato o ungherese decido io quanti candelabri devono stare sull'altare è un problema adesso, figuriamoci a quei tempi. L'Austria temeva questa cosa perché sapeva si ricordava le insorgenze cattoliche e sa l'influenza del clero in Italia, perché a livello popolare chi ha raccontato ai contadini nelle campagne e nelle montagne, contadini che non sapevano spesso leggere, chi ha raccontato che era giusto che l'Italia fosse unita? Non l'hanno raccontato i carbonari che sono stati presi a furconate tutte le volte che si sono avvicinati. Non l'hanno raccontato i mastiniani che non avevano nessuna capacità intellettuale di arrivare al popolo se non in scarsissimi casi nelle città ma non nelle campagne. Le raccontava l'autorità morale e spirituale che c'era nelle campagne in quei tempi e che era l'autorità con la L minuscola, e cioè il parroco. È stato il parroco che, in seguito all'accettazione del clero, dei vescovi, dell'opinione cattolica, che in seguito al primato di Gioberti, che sarà quello il veicolo, non sarà sempre sul federalismo che sarà laico e monarchico di Cesare Balbo, le speranze d'Italia, e neanche il libro sul federalismo di Ferrari, di Cattaneo, che era repubblicano, leicista e non cattolico, non ebbero diffusione, fu il primato di Gioberti. Quando nel 1846 viene eletto al soglio pontificio Pio IX, tutto il mondo cattolico italiano e austriaco sa che è salito al trono un cardinale che ha accettato il progetto culturale di Gioberti. Comunque, se non proprio nella lettera, nello spirito. E che i cardinali che l'hanno eletto, praticamente tutti italiani, sapevano che lui era in questa posizione e in gran parte lo erano anche loro. Questo è il nude. Vedete? Ma allora perché il Papa liberale di Pio IX? Io mi ricordo un articolo. Non mi ricordo se era su Repubblica, sull'Unità su una rivista più importante, ma l'ambiente era quello di un personaggio notissimo. Se volete dettagli vado a ricercare un personaggio notissimo del mondo culturale della sinistra che nel 1979, in pratica dopo i primi gesti pubblici di Giovanni Paolo II e dopo il suo primo viaggio, penso, non so se i primissimi in Messico o in Polonia, dove fece il famoso discorso sulla Chiesa del Silenzio, che lui era la voce, scrisse un famoso articolo il cui titolo era «Non regaliamo un Papa alla destra». Chi l'aveva scritto, o l'ambiente che l'aveva scritto, aveva capito molto, aveva capito tutto. Aveva capito che il problema per il comunismo non erano le armate statunitensi, ma era quell'uomo, ma era il Papa, che prendeva una certa posizione. È successo qualche cosa di simile nel 1846. Nel 1846 nei confronti di Pio IX, e ci sono le lettere, a cominciare da Mazzini e poi a Garibaldi eccetera eccetera, che dicono oggi innestarsi in modo rivoluzionario in queste acclamazioni spontanee e naturali a favore di Pio IX come Papa, diciamo così, mettendo
mettendo in circuito l'aggettivo viva Pio IX liberale, Papa liberale. Se si attiene alla sua liberalità ci sta, ma in realtà liberale è attestato da tutto e da tutti che non lo fu mai e non lo poteva essere nella misura in cui allora si intendeva liberalismo, cattolicesimo liberale, che significava che il cattolicesimo era cattolico per quanto riguarda alla fede, ma accettava i giudizi della rivoluzione e le analisi della rivoluzione francese per quanto riguardava la politica e l'ideologia. Quindi inaccettabile da Pio IX, c'è scritto nel sillabo, ma c'è scritto in tutte le encicliche che potete leggere anche dei papi dei nostri giorni, insomma, non con altre parole, ma si dice la stessa cosa. Nel 1846, quindi, la salita a Sonsoglio Pontificio di Pio IX innesca una corrente di pensiero che in Italia diventa maggioritaria, ed è la corrente di pensiero che pone la Chiesa e i principi a capo dell'opinione pubblica, che è a capo del movimento di unificazione nazionale. Il mondo liberale borghese è molto preoccupato di questa situazione e prenderà le sue contromisure, aiutate anche dal fatto che l'Austria, perché guidata dal principe Clemente di Metternich, non valutava le cose come cercano di far pensare dal punto di vista ideologico, cioè difensore dell'ortodossia, l'ortodossia di niente, era difensore dei confini dell'impero austriaco e dell'ordine europeo e della tranquillità e della pace europea. E sapeva, o pensava, o temeva, comunque aveva ragione, che qualunque sconvolgimento di confini o di altre cose che avessero rovinato l'equilibrio europeo era foriero di una serie di conseguenze che vanno dalla guerra alla rivoluzione sociale e da tante altre cose. Quindi i liberali, facilitati anche dalla posizione dell'Austria, riescono anche a prendere delle contromisure. Nel momento in cui il Papa comincia a dire: benissimo, abbiamo benedetto l'Italia, abbiamo dato l'amnistia, parliamo di riforme, c'è qualche cosa da fare, i cattolici non sono contrari, come ho detto, all'aspirazione dell'indipendenza nazionale, bene, ma a questo punto bisogna fare qualche cosa. E incarica due personaggi, soprattutto uno, Cardinale Castracane Monsignor Corbuli Bussi, che vengono dai libri di storia che li citano presentati come liberali, siccome parlano di federalismo, devono essere liberali. Sembra il refrain degli insorgenti contro Napoleone alla fine del Settecento: se possiede pane e vino, ad essere giacobino. Cioè, in realtà non era vero, uno poteva avere pane e vino e non essere giacobino, però era identificando il borghese, no? Il borghese, è borghese, ha i soldi, quindi di sinistra. È così ancora adesso, grosso modo. Prende il cardinale Castracani e soprattutto il signor Corbuli Bussi a contattare il re di Napoli, il granduca di Toscana e il re di Sardegna, Canalberto, proponendo quella che allora viene chiamata una lega doganale. Dice, che cos'è? Una cosa molto importante, perché allora tra Stato e Stato c'erano delle dogane, c'erano degli sbarramenti, delle imposte, eccetera, la cui eliminazione, che era uno poi degli elementi chiave delle richieste della borghesia, e da questo punto di vista ha una certa ragione, per
una lega doganale che viene fatta e che viene accettata da tutti i principi. Questa lega doganale viene ufficializzata e che è poi l'elemento chiave per cui si cominciano a costruire le ferrovie in Italia, perché prima uno poteva costruire una ferrovia soltanto all'interno del proprio Stato, no? Ecco, invece c'è il superamento di questa cosa perché, come diceva il re di Napoli, se bisogna fare una ferrovia bisogna che da Napoli vada a Venezia, da Napoli vada a Portici, poi si ferma, da Roma va a Cinque. il più fortunato era il Papa da questo punto di vista, che mise a progetto, 1847, mise a progetto la linea ferroviaria Ferrara, Ancona, Rimini, Bologna. Cioè, che poi quella di... che ancora è tracciata ancora, che ancora da adesso, soltanto che c'è la variante di Firenze, però è ancora tracciato da adesso. Siamo nel 1847 e ci sono la fondazione della Liga Doganale. Alla fine del 1848 comincia a muoversi per trasformare la Lega Doganale in Lega Politica. E questo Monsignor Corvo Libussi comincia a viaggiare insieme al Cavalier Martini, che era il rappresentante del Granduca di Toscana, tra Roma, Napoli, Firenze e Torino, Torino, Firenze, Napoli, Modena, Parma, aderendo grosso modo. Ci sono dei problemi. E non possono non esserci tra degli stati che per secoli sono stati indipendenti e autonomi, perché è chiaro che il termine confederazione implica che una parte del potere di quel principato viene devoluto alla confederazione. Quindi ci sono dei problemi, ma la cosa si discute. Ma proprio mentre succedono queste cose, avvengono all'inizio del 1848 i moti, nazionali ed europei. Qualcuno dice, ma sai, è un caso che siano scoppiati da tutte le parti, però è un caso fino a un certo punto, perché in un periodo in cui non c'era la radio, non c'era la televisione, il giornale, il quotidiano non era certamente una cosa che si diffondeva in modo particolarmente esaltante, nel giro di due mesi, nello stesso periodo, scoppiano delle rivolte a Parigi, a Berlino, a Vienna, in Spagna, un po' anche in Inghilterra e negli stati italiani, a Monaco di Baviera, eccetera, quasi in contemporanea. Uno dice, ma le scuole sono due, c'è chi dice è un caso, la gente non ne poteva più, però è un bel caso. Complotto massonico internazionale, ecco, questo è un'estremizzazione di una realtà che probabilmente non è mai venuta, cioè non il complotto, ma erano tutti massoni quello che lo facevano, sì, ma il fatto non conforta l'esistenza di un complotto internazionale. Quello che invece c'è, ed è reale, senza arrivare ai complotti, è che, signori, prima della, come mi è sembrato di dire ancora, prima dell'esistenza di un'internazionale proletaria e dopo la vita di secoli dell'universalismo cattolico, dalla rivoluzione francese in avanti, in particolar modo in quel periodo che arriva fino alla prima guerra mondiale, è esistita un'altra internazionale che ha dominato le cose del mondo, ed è l'internazionale borghese.
adesso noi siamo abituati, ma la borghesia è la classe degli imprenditori, dei proprietari terrieri, degli industriali, e degli industriali, anche delle libere professioni, ma uno non era mai solo avvocato, che prende il potere che non aveva, aveva soltanto una parte, quello economico, prende il potere con la rivoluzione francese e da quel momento svolge tutta un'azione europea perché questo avvenga ovunque. Questo avvenga ovunque. Le costituzioni che chiedono non sono, e non sono pensate come le abbiamo, come le pensiamo noi oggi, tutti devono andare a votare e leggere i propri. Le costituzioni rappresentano il documento che manifesta e certifica la cessione di potere da parte del re a favore della classe borghese che sola è rappresentata in Parlamento e sola può andare a votare, e questo avverrà fino alla prima guerra mondiale quasi. La prima cosa che chiedono al re, prima ancora dello statuto, ovunque riescono a prendere le cose in mano, è la costituzione della Guardia Nazionale, e nessuno si chiede mai che cos'è la Guardia Nazionale nata con la Rivoluzione Francese. La Guardia Nazionale è un corpo armato formato dai borghesi della città che ha lo scopo di essere un corpo armato in alternativa e quindi ricattatorio nei confronti dell'esercito regio, e ha il compito sociale di preservare e difendere la proprietà privata dei proprietari, dei borghesi, eccetera, contro eventuali insurrezioni popolari e di questo genere. Questa è la guardia nazionale, è una guardia armata classista, viene imposta ai re. All'inizio del 48 succede questo, però siccome i re tutti in Italia erano già su quell'onda di riformare la situazione italiana a modo loro, sia ben chiaro, cioè non in senso rivoluzionario, sia pure torto collo, perché non era quello il modo che loro preferivano, dal re di Napoli, che è stato il primo, poi il duca di Toscana, Carlo Alberto, e infine il Papa, concedono una Costituzione che grosso modo ricalca quella francese del 1830, il Forchello Statuto Albertino, dove i Savoia si impongono che non deve essere una Costituzione, ma deve essere uno Statuto. Che cosa cambia? Nella simbologia del tempo significa che non è una cosa che è stata pretesa e ottenuta dalla borghesia, dal popolo, ma è stata una cosa concessa dal re. Però allora aveva la sua importanza. Benissimo. Nel momento in cui Pio IX stava portando avanti i passi per trasformare la Lega Italica, la Lega Doganale, in Lega Politica, scoppia la prima guerra di indipendenza. Ma di questo ne parliamo la prossima volta. Però volevo chiudere, diceva, queste sono poi opinioni, ci sono i documenti, sono due paginette, ma ve le voglio leggere perché sono sicuro che nessuno ve le avrà lette in tutta la vostra vita lunga corta che è stata. E cioè, allora, questo è lo statuto Albertino, trattato per la Lega Italiana proposta da Pio IX, versione redatta da Antonio Rosmini. Quindi stiamo parlando di due santi della Chiesa, Beato Pio IX e Beato Antonio Rosmini. In nome della Santa ed Indivisa Trinità, capite bene che come introduzione un'altra cosa dall'articolo l'impostazione marxista, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, però adesso va di moda, vedremo, la storia poi vedrà se le caratteristiche dell'eternità ce le ha più la Santissima Trinità o la repubblica fondata sul lavoro. Comunque vediamo, il nome della Santa ed Indivisa Trinità,
Fin da quando i governi di Roma, Torino, Firenze e Napoli formarono la Lega Doganale, fu loro pensiero, scusate l'italiano ottocentesco, di addivenire ad una Lega politica che fosse come il nucleo cooperatore della nazionalità italiana e potesse, 1847-48, e potesse dare all'Italia quell'unità di forza che è necessaria alla difesa interna ed esterna e allo sviluppo regolare e progressivo della prosperità nazionale, il quale intento, non potendosi ottenere in modo compiuto e permanente, se l'indicata Lega non prende la forma di una confederazione di stati, i governi suddetti, costanti nel proposito di ridurre a pieno effetto il loro divisamento e proclamare in faccia all'Italia e all'Europa che esiste fra loro la predetta confederazione, come altresì per ristabilire le prime basi della medesima, deputarono a loro plenipotenziari, Sua Santità Pio IX Pontefice Massimo III, Sua Maestà il Re di Sardegna Carlo Alberto di Savoia, Sua Altezza Imperiale Reale Granduca Leopoldo di Toscana, Sua Maestà Ferdinando, i quali, scambiati i loro poteri, convennero fra di loro nei seguenti articoli che riceveranno valore di formale trattato dopo la ratifica delle parti alte del Parlamento. Le alte parti del Parlamento sono il Senato, cioè quelli di nomina regia, cioè non i borghesi eletti tra di loro, cioè non è una... Ecco, con tre articoli vi rileggo. Fra gli stati della Chiesa, del Re di Sardegna, del Granduca di Toscana e del Re di Napoli è stabilita perpetua confederazione con la quale, mediante l'unità di forze e d'azioni, sono garantiti i territori degli stati medesimi e sia protetto lo sviluppo progressivo e pacifico della libertà accordata alla prosperità nazionale. L'Augusto ed immortale, cioè in quanto pontefice non quanto Pio IX, ed immortale pontefice Pio IX, mediatore, iniziatore della Lega e della Confederazione, quindi tutti sapevano allora chi era mediatore e iniziatore della Lega e della Confederazione, e i suoi successori ne saranno i presidenti onorari perpetui. Entro lo spazio di un mese dalle ratifiche della presente convenzione si raccoglierà a Roma una rappresentanza di tutti gli stati confederali, ciascuno dei quali ne invierà tre, quindi non Napoli che era più grossa tre, Parma che era più piccola uno, cioè tutti ne mandano tre, e verranno eletti dal potere legislativo, i quali saranno autorizzati a discutere e a stabilire la Costituzione federale. La Costituzione federale avrà per scopo di organizzare un potere centrale che dovrà essere esercitato da una dieta permanente, quindi la Camera dei Deputati si sarebbe chiamata dieta, permanente in Roma, i cui uffici principali saranno i seguenti, che non ve li leggo tutti, eccetera. Rimarrà libero a tutti gli altri stati italiani di accedere alla presente confederazione. Il presente trattato sarà ratificato dalle parti alte contraenti entro lo spazio di un mese e più presto di un mese se sarà possibile. Ecco, questa è la modalità che poteva avvenire, ma che non è avvenuta perché l'elemento radicale l'ha impedito a costo di favorire l'Austria. E quindi questo però ne parliamo.